Salve a tutti amici di YouTube. Oggi faremo il video con questa nostra lavabiancheria Miele Softronic W405 che poi è stata trasformata in 406. Infatti non guardate qua che non corrispondono perché la macchina arriva fino a 1600 giri. Comunque, laveremo questi tappeti con questi stracci, insomma, e teli. Però, con una piccola particolarità, questa macchina è stata oltretutto aggiunto un sistema di lavaggio. Quelle che le macchine che la serie, che la nuova serie che ha immesso sul mercato la Miele nel 2014, che si chiama le V1 col sistema Power Wash, e io ho trasformato questa macchina col sistema Power Wash. E vi renderete conto di cosa sto dicendo, anche se avete già capito. Allora, carichiamo. Ok. Così. Dritto. Un bel carico, visto che mi raccomando, aprite bene sempre la biancheria, che è molto importante. Aggiungiamo questi stracci. Il detersivo l'ho già preparato nella vaschetta. Ok. Ormai, anche se non lo mettiamo, ma vabbè, c'è. Tutti stracci, si dice, finché va, finché dura, si dice fa verdura. Va bene, chiudiamo. Vi faccio notare una piccola particolarità. Guardate. Bene. Non aggiungo altre parole. Chiudiamo. Accendiamo la macchina. Vedete, il detersivo è già stato preparato. Metteremo, scusate, più acqua non lo posso inserire. Lavaggio 60. Queste sono i 1600, ricordatevi. Però mettiamo 1400, corrisponde a 1400 in 900 giri. Più acqua e via. Ecco qua, partito il power wash, il power wash.
facendo la fase di imbibimento. Adesso è partito, nella fase di imbibimento funziona a fase alternate. Invece adesso, dopo, quando fai il carico dell'acqua, dopo aver riconosciuto il carico, dopo in base all'assorbimento della biancheria, fai carico dell'acqua definitivo, quindi livello basso, thank you.
già tiepida, ragazzi. Siamo sempre nella fase di lavaggio con la nostra Miele Softronic W406 trasformata in Power Wash. Si vede che oggi è domenica, ancora mattina, mi devo ancora completamente svegliare. Trasformata in Power Wash. La temperatura è quasi di 60 gradi. Carico acqua di fine lavaggio. Ovviamente noi ho messo l'intensivo, con l'intensivo prolungava il lavaggio di una quarantina di minuti. Allora ho lasciato 1 ora e 26, che va benissimo. Adesso effettuerà 3 risciacqui e poi la centrifuga finale a 1400. Però andiamo per gradi. Adesso iniziamo invece con la centrifuga intermedia di fine lavaggio.
siamo nel primo risciacquo. Carico acqua del primo risciacquo. Centrifuga intermedia del secondo, del primo risciacquo. Secondo risciacquo.
Adesso col sistema Power Wash potrei anche fare, non mettere più, lasciare inserito il livello alto di risciacquo. Carico acqua del secondo risciacquo e centrifuga intermedia. Terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente.
Siamo nel terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Carico acqua del terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale. Ripeto, non sono 900 giri, ma sono 1400 giri questi. Allora vi spiego, la macchina è stata modificata a 1600. Praticamente qui sotto dove c'ho il dito, esclusione centrifuga. La prima tacca fermo con acqua in vasca, 600 giri, 900 giri, 1200, 1400 e 1600.
Ok, finita la centrifuga finale. Adesso ovviamente c'è la fase antipiega che dura 30 minuti. E noi con questo chiudiamo il nostro filmato. Ai prossimi video, grazie a tutti. Ciao a tutti.